Diventa sempre più parte integrante della nostra città. È bello vedere questi luoghi riempiti di persone che parlano, ascoltano, leggono libri, si raccontano qualcosa di migliore rispetto al presente e ognuno ha voglia di cambiare, di migliorare. Penso che sia veramente un festival che crea comunità, cresce, e noi vogliamo, come amministrazione, l'ho detto a Bruna e a tutti i volontari, continuare insieme. Quando me l'hanno detto qualche mese fa, dicevo, ma scusate, non sono mica morto ancora, almeno non mi sembra. Poi qui parliamo di immagini, oggi siamo con le immagini, c'è un ritratto muto, c'è un desiderio di esprimersi attraverso qualcosa che non è solo il parlare, la parola. Sei passato al teatro della poesia, che cosa trovi di diverso o di più affascinante nel esprimere qualcosa con il tuo corpo rispetto a quello che era esprimerlo con gli strumenti musicali? Beh, in realtà, sai, nel teatro c'è tutto insieme, c'è la scrittura, c'è il corpo, c'è la voce, ci sono le pause, ci sono i tempi. Nel teatro cantato e recitato trovo in realtà forse proprio una sintesi di tutto quello che mi si è sempre mosso dentro, no? Nella scrittura pura invece c'è questo rigore infinito del riempire di pochi segni neri una pagina bianca. Beh, in realtà uno potrebbe dire sono molto fortunato perché mi è concesso di passare da un genere all'altro, ma se devo dire una sintesi, la sintesi è proprio nel teatro cantato, che vuol dire anche però recitato, parlato, il racconto, la scrittura che lo precede, c'è tutto un lavoro infinito prima di arrivare a quel gesto, a quella pausa, a quel silenzio o a quella parola urlata addirittura, no? Adesso la mostra si chiama L'uomo coi tagli, e L'uomo coi tagli è sempre stato un urlo in realtà, e per me è sempre stato il grido di Munch. È riuscire a trasporre quel grido in un silenzio teatrale, ecco, questo, se vuoi, è stata la sfida più grande che mi sono posto da solo, riuscire a essere lo stesso gesto quasi disperato, quasi, sottolineo 8 volte quasi, per riuscire a urlare quel silenzio, no? Riuscire a farlo vibrare, a risuonare insieme a chi mi viene a sentire. Chiunque abbia provato a scrivere una canzone, Bob Dylan è l'esempio, no? È proprio il simbolo di come si possa provare a pensare, anche non solo lontanamente, di tenere insieme letteratura e musica, che vuol dire già armonia, melodia, metrica, vuol dire tante competenze insieme, no? Scrivere una canzone. In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore,
protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo per un compagno ubriaco. E poi se la gente sa, e la gente lo sa, che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita, ma ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un rider rauco, e ricordi tanti, e nemmeno un rimpianto. Fulvio Luna Romero, Giulio Casale.